Amici del Museo dello Sport, Armando ai microfoni, oggi non sono stato in campo e cerco di interpretare queste immagini che il nostro amico Roberto ci ha fornito e ci ha dato come registrazione della giornata nella quale si è svolta la gara di Tellaro, la gara del 17 di maggio. Mattinata, perciò una gara importante anche per il paese che da tanto tempo non vede questo giubilare di euforia del Palio del Golfo, delle Prepalio, insomma, anche per i telarini ci sono telarini o telaresi, ci deve essere quel senso di festa per quanto riguarda il Palio del Golfo, e questo oggi ci rallegra proprio perché il sole ha voluto premiare questa giornata e ha voluto dare a questo paese, l'ultimo lembo del paese più bello del Golfo, la possibilità di espletare la gara che nel solito tempo stiamo anche cercando di capirla, come si è svolta e con quale criterio può essere intrapresa. Sicuramente guardandola uno potrebbe pensare: ma cosa serve andare a gareggiare a Tellaro? Beh, non è proprio così, insomma, Tellaro è anche una prova di grande qualità perché siamo sul mare aperto e le imbarcazioni a sedile fisso, come quelle del Palio del Golfo, sono imbarcazioni che devono anche stare a mare aperto, non in un lago, se no si potrebbe parametrare questo tipo di imbarcazione barca da lago. Invece non è una barca da lago, è una barca per il mare comune, che poi sia più o meno agitato, è un altro paio di maniche. Se poi i tempi con il mare calmo e con il mare agitato sono diversi, bisogna prendere quello che le meteo marine ci offrono e come i ragazzi riescono poi ad affrontare la terza gara in programma, invece, la gara dei senior, che è veramente qui è una delle cose che si guarda con una lente di ingrandimento, perché francamente l'equipaggio che è uscito dalle Grazie, che si è insediato e imbarcato nella barca del Fezzano, quest'anno veramente ha messo a punto una tecnica già preparata sull'imbarcazione delle Grazie e onestamente puntualizzata e ricorretta sull'imbarcazione del Fezzano. E oggi vediamo l'imbarcazione del Fezzano che fa dei tragitti di grande velocità ed effettivamente. Marola dietro Fezzano, ritornate indietro, più alle bandierine. Silenzio radio. Sai che rischiamo che grande madosso? No, va bene, dai, fai venire veloce il mio colca di mare. Lo sai perché lo fa così? Perché almeno non va contro la bandierina. Alza il braccio, bello.
Marone c'era di veloci. Pelaro mettiti diritto. Lorenzo anche. San Lorenzo anche. Dai, dai, avanti, avanti, avanti. Avanza Marola, avanza San Lorenzo. Pronti? Effettivamente parte l'imbarcazione ai primi 500 metri, raggiunge subito partenza la bandierina. Partenza valida. Occhio Marco. Qualsiasi altra gara è una gara bella. La gente così se lo mette malissimo. Questo accettato. Ma fai vuoi venire qua? No, no, siamo decisi, però loro vengono di là. Va bene, ma che... Andiamo! I mille metri è prima, gira senza tanti problemi, però seguita con grande tenacia da parte del Canaletto, del Fossa Mastra, del Marola e altre imbarcazioni che sono sì vicine ma fanno già fatica a tenere in testa all'imbarcazione del Cezzano. Si avviano alla via, alla boa dei 1500, la boa dei Coriati, la boa dove realmente chi ha qualcosa da spendere lo deve dimostrare lì, perché quando si gira i 1500 metri e si torna verso il taglio del traguardo, se uno non ha più puntite forze a sufficienza non riesce a mantenere il tragitto. E mentre invece abbiamo visto che cosa? Che l'imbarcazione del Fezzano è nelle prime posizioni, fa un tempo sotto ai 10 come a Fossa Mastra, e seguita dal Canaletto, dal Marola e dal Fossa Mastra, ma a circa 9-10 secondi. Questo veramente ci mette un duro pensiero, perché 10 secondi non sono un tempo da poter recuperare in poco. Ma è anche vero che una gara come questa qui del Fezzano, anche da parte degli altri, può essere anche meno impegnativa, ma è anche vero che abbiamo visto e si vede dall'imbarcazione del Fezzano che non ha nessun problema a scendere, a risalire e portare la barca alla vittoria. Bravo, dobbiamo dire bravo, anche se possiamo vederlo come una lente offuscata per quello che è stato, però vinca il migliore, insomma, qui dimostra. Mettendo invece in correlazione se sia giusto o sbagliato questo tipo di voga, non possiamo più discuterlo, perché hanno stato ridotte le panche, sono state fatte le correzioni, sono state fatte tutti, vedo che più o meno adottano questo tipo di voga per poter arrivare chi più chi meno dove, ma qui c'è una questione di potenza, questione di allenamento, la questione Cavallini è veramente al trotto, in questo momento è al trotto, sta andando e sta facendo camminare questi ragazzi con una tenacia non indifferente, e vedremo cosa succederà andando avanti. Momentaneamente ci fermiamo qui, ringraziandovi per l'ascolto, per le immagini che vi abbiamo offerto, scusate se non sono solo immagini di partenza e arrivo, e noi siamo abituati ad avere un po' di racconto, un po' qualche immagine dei nostri beniamini,
ma non c'ero e purtroppo non ho potuto darvi questa possibilità. Cerco di raccontare meglio che posso Tellaro e nel solito tempo, diciamo così, ho cercato di raccontare meglio che potevo Tellaro, nel solito tempo però bisogna prendere quello che abbiamo sotto mano. Un ciao da Armando, grazie, a domenica prossima che siamo a Lerici, e Lerici ci sarà un altro bel metro di misura, perché Lerici, se capita una bella giornata come questa, potrebbe essere veramente un campo interessante. Ciao, a domenica. Vista qui di Spezia, dentro il prato, messo qui di meno, abbiamo fatto così. Ma voi, per lei, per voi. E ora, dopo aver visto queste immagini, che ho voluto stare in silenzio per sentire il frangere del mare, andiamo all'oratorio dove c'è questa proiezione. Ed eccoci di fronte alle fotografie che ci ricordano, insomma, ci portano sul vero senso della parola al Paglio del Golfo, alle nostre attività marinare, alle borgate, a quello che la borgata fa durante il suo periodo. Questo è il Paglio. Questo è un Paglio, alla gara d'un Paglio, con tutte le imbarcazioni laterali. E qui vediamo il ricordo, più bel ricordo, insomma, il Paglio del Golfo, che è stato vinto nel 1973, quando l'imbarcazione esce già dalla boa e l'altra imbarcazione deve ancora entrare. Di sopra invece abbiamo il grande richiamo, più importante, più bello e più fantasioso, che la chiesina del Tellaro, con tutte le persone che stanno guardando la gara, che la vittoria del Paglio del 1973 con l'alzata di mano numero 11, grande e emblematica stella che è stata posta come nell'albo d'oro del Paglio del Golfo, e sotto abbiamo i partecipanti a quello che è la grande disfida che è stata vinta. Insomma, questi sono un po' la nostra vita, il nostro racconto, la nostra potenzialità del Paglio, e cerchiamo di mantenersela come meglio possiamo. Quest'altr'anno ci stiamo avventurando al 90° anno di compimento, che sarà veramente una grande storia. Qui abbiamo la vittoria che è stata acclamata nel paese con tutto lo stendardo che è arrivato a Tellaro, e sotto una grande tavolata con allegorie che onestamente questo movimento sportivo muove come interesse. Dobbiamo ricordare sempre questo un bel giro di boa della vittoria del 73, che li portò in fondo per alzare così il grande stendardo, e così un po' vogliamo chiudere con il capo borgata. Come dicevo, voglio chiudere con Cabani Bartolomeo, che è il capo borgata del Tellaro, proprio perché ci ha offerto la possibilità di vedere queste immagini, e poi d'altronde anche artefice della vittoria del 1973, perciò bei ricordi, è una cosa che fa piacere, e onestamente oggi abbiamo dato un po' un aspetto fotografico più che altro, di ricordi, ma anche i ricordi hanno il suo valore, se sono ricordi belli sicuramente fanno sempre piacere anche a chi li vede e chi li sa esporre. Sì, questa è una mostra fotografica che mi ha messo a disposizione dei visitatori e di chi si pensava venisse a questa gara. Poi la qualità che volevate dare, insomma. Ci hanno anche preparato un dischetto
con tutte le foto storiche che sono state proiettate nello schermo che si vede in fondo alla sala e che ha avuto un discreto successo. Li metteremo poi a disposizione di chi ne farà richiesta e se li potranno vedere tranquillamente a casa. Ringraziamo Cabani, ringraziamo il Telaro. Ringraziamo il Telaro per quello che non ha potuto fare, ma ci ha mostrato e ci ha dato come, diciamo così, come sostegno e come vita vissuta dei ricordi. Grazie per questo contributo. E peccato perché non sia andata a buon fine la gara, però di fronte al tempo non possiamo sicuramente rammaricarci di più e alla prossima speriamo che quest'altrano ci sia la scelta del campo a disposizione di scorta, diciamo così, di scorta. Se fosse possibile sarebbe un grande. L'ultimo passaggio per chiudere, così ringraziamo tutti quanti e al prossimo anno e alla prossima gara a Fossa Mastra. Beh sì, ci vedremo sicuramente alla prossima gara a Fossa Mastra con l'equipaggio che farà il debutto per quest'anno e speriamo che vada tutto bene. Grazie a lei. Buongiorno. Grazie Bartolomeo. Grazie. Abbiamo sentito Cabano, abbiamo chiuso però con Alberto Varese. Che ha una piccola poesia che ha scritto proprio per i ragazzi del 73 e voleva darci così la sua esposizione anche a sostegno di questa grande giornata. Gliela facciamo dire e se la declama sicuramente in maniera eccellente. Grazie. Questa poesiola si intitola Tellaro al Palio del Golfo 2 agosto 2013. Vinsero il Palio nel lontano 73, erano quattro, troppo presto sono rimasti in tre. Oggi 40 anni sono passati, vogatori nuovi si sono avvicendati. Hanno nomi strani, non di Tellaro, non del paese del polpo campanaro. Se ripenso all'agosto del 73, triste nell'animo ripeto tra me e me, quelli erano nostri, erano sangue paesano, questi invece sono venuti da lontano. Oggi al terzo posto l'Armo si è classificato e tutti hanno gioito per quel risultato. È il rematore che rema, ma è la barca che vince. E l'amor per Tellaro il cuor di tutti avvince. Vai Tellaro vai, il nostro cuor di battere per te non finisce mai. Bellissima, un bellissimo ricordo. La ringrazio Alberto per questa sua esposizione. Una sua bella poesia. Onestamente non è semplice sentire poesie sul Palio del Golfo. Mi fa anche piacere. Mi fa anche piacere che qualcuno si dedichi anche e muova anche l'interesse in una poesia per una gara sportiva. Grazie di nuovo, auguri. Allora, alla prossima. Grazie a lei. Di nuovo, arrivederci.